La sfida di diffondere il libro e la lettura in Italia è da sempre difficile, con conseguenze non solo sulla vita culturale, ma sull'intero tessuto civile di città e territori. La nomina di Vibo Valencia capitale italiana del libro viene considerata anche a livello ministeriale l'occasione migliore per riflettere ed agire di conseguenza su questa realtà e per provare a correggere la rotta. Il CEP, il Centro per il Libro e la Lettura, braccio operativo del Ministero in questo settore e struttura essenziale nell'elaborazione del progetto di capitale del libro, ha inteso omaggiare Vibo Valencia con un numero monografico presentato ufficialmente in anteprima all'interno di V-Book, la fiera della microeditoria che in questi giorni sta animando la città di Vibo Valencia. La presentazione si è dipanata attraverso un confronto dibattito che ha visto protagoniste con il vice sindaco Domenico Primerano e l'assessore alla cultura Daniele Rotino, l'ambasciatore alla lettura Enrico Buonanno ed il funzionario responsabile editoria e comunicazione del CEP, Nicola Genga. Il secondo numero di quest'anno della nostra rivista che si chiama Libri e Riviste d'Italia, Città che Legge, è dedicato a Vibo Valencia, capitale del libro. È uno sforzo editoriale che noi abbiamo fatto con grande piacere, anche grazie al sostegno dell'Istituto Poliografico e Zecca dello Stato che ci supporta nella nostra attività di pubblicazione. In questo caso dobbiamo ringraziare il comune di Vibo Valencia, in particolare oltre al sindaco Limardo anche Daniela Rotino, l'assessore alla cultura, che insomma è stata un grande sostegno nell'attività anche redazionale che abbiamo condotto in questi mesi, e la cornice di V-Book ci consente di presentare la rivista nel migliore dei modi per coronare un po' quest'anno. È stato un anno intenso per noi, è un anno penso molto denso di attività e insomma di orgoglio per la cittadinanza di Vibo. Questa formula della capitale del libro si inserisce in un progetto più ampio che è legato alla città che legge e a quello che viene definito il patto per la lettura. Sì, il patto per la lettura è stato riconosciuto dalla legge dello scorso anno sulla lettura come principale strumento di governance, quindi come principale strumento di pianificazione e programmazione delle politiche di promozione della lettura nei territori. E la rivista Città che legge, Libri e Riviste d'Italia ha cambiato pelle proprio per diventare l'organo dei patti per la lettura, che è un filone che si sovrappone a quello già esistente nell'attività del Centro per il Libro e la Lettura, che è quello di Città che legge. Con Città che legge noi attribuiamo questa qualifica ai comuni che si distinguono nella promozione del libro e della lettura e che hanno insomma delle caratteristiche che le rendono meritevoli di un riconoscimento.